Ancora un atto all'insegna della solidarietà. La comunità di Fano si mobilita e corre in aiuto di Federico, il bimbo fanese di 5 anni, che necessita di ulteriori terapie con cellule staminali, dopo l'ultima infusione avvenuta nel luglio 2014. Negli ultimi periodi, infatti, le sue condizioni di salute sono peggiorate. Fa difficoltà anche a masticare e deglutire. Ogni ciclo di trattamento all'estero, però, ha un costo di oltre 30.000 euro e per aiutare mamma Tiziana e papà Vito, alcune attività commerciali si sono messe in moto organizzando diverse iniziative di beneficenza il cui ricavato sarà interamente devoluto alla famiglia del piccolo. Una di queste è lo Sport Park di Fano che per il 6 novembre prossimo dedicherà un giorno per Federico. Questo infatti è il titolo dell'evento creato anche sulla pagina Facebook Babyland e al quale hanno già aderito circa 300 persone. E come commentato dagli organizzatori, Federico chiama e noi rispondiamo. Nel nostro piccolo abbiamo pensato di organizzare questa giornata creando questo piccolo evento dove i bambini possono venire semplicemente qui come tutti i giorni fanno, però quel giorno appunto sanno che vengono, giocano, passano un pomeriggio e tutto quello che poi viene incassato verrà donato alla famiglia di Federico. Quali iniziative verranno organizzate? Quel giorno i bambini potranno accedere al parco come gli altri giorni, avranno a disposizione i giochi, avranno compreso nelle 10 euro che costerà quel giorno il biglietto 4 gettoni per ogni gioco. Ci sarà Carola Nesta che animerà tutto il pomeriggio, parteciperà anche lei a questo evento. E poi faremo merenda tutti insieme con i bimbi, con pane e Nutella, che chiaramente quella non può mai mancare. Per partecipare o avere informazioni sull'evento, che si svolgerà dalle 16 alle ore 22, sarà possibile contattare il numero di telefono 0721 82 55 69. Noi ci auguriamo intanto che partecipino tantissime persone, in maniera che la cifra possa essere più alta possibile e speriamo di dare nel nostro piccolo un buon contributo alla famiglia.